Cosa succede questa sera? Come tutte le cose che io faccio insieme con la mia amica Marina Tonini, facciamo sempre delle cose molto incoscienti, cioè facciamo delle cose e ci vengono delle idee, degli impulsi, noi partiamo, le realizziamo, ma non sappiamo davvero dove andremo a finire. E quando qualche mese fa, per una bella sincronicità, abbiamo conosciuto tramite internet, tramite dei video su YouTube, Esta Sottone, siamo rimasti folgorati proprio dalla bellezza di questa musica, ma soprattutto dalla bellezza di questo modo di suonare, perché è bravissimo, ma non solo, c'è qualcosa, qualche energia particolare che lo accompagna, per cui noi l'abbiamo colta e abbiamo deciso di invitarlo tranquillamente come un amico in Italia, per cui questa sera è ospite di questa conferenza, ma domani faremo un bel regalo alla città di Verona, perché ci sarà un concerto di Esta Sottone al cortile Mercatovecchio, proprio in centro vicino a Piazza Dante, dalle 17 alle 19. E anche lì, insomma, ne combineremo delle belle, non c'è Marina che parla, però insomma saremo tanti di noi che distribuiranno abbracci gratis. Quindi se vi va di venire e partecipare a questa cosa, lo facciamo domani pomeriggio. Bene, detto questo, volevo ringraziare i ragazzi che mi hanno dato la mano, Edoardo, Jacopo e insomma tutte le persone che si sono adoperate per questo evento. Cosa succederà? Non lo so neanch'io. Uniremo le parole delle conferenze di Marina, che oramai abbiamo capito non sono più conferenze dove si fa divulgazione, si fa informazione quantica, però in qualche modo si creano anche dei momenti, diciamo, di potenziamento energetico, e questa è forse la cosa che ci interessa di più, perché poi è bello parlare di extraterrestri, noi ormai insomma ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, credo che anche il mondo sia pronto piano pianino per accettare questo tipo di realtà con molta tranquillità, quindi parliamo di extraterrestri senza che qualcuno ci scambi per dei pazzi, magari un po' strani sì, però insomma comunque gente equilibrata, e questo è già un passo in avanti. Quindi siamo pronti, noi siamo qua per fare il nostro dovere, e questa sera abbiamo deciso di unire due cose quantiche, le parole, quindi le informazioni, ma soprattutto la musica che arriva dal cuore, che spero arriverà anche a voi questa sera, quindi le parole e la musica dalle stelle. Grazie per essere sempre con noi, Marina Tonini ed Esta Sottone. Thank you.
Dal cuore, la musica dal cuore, le parole delle stelle, abbiamo unito queste due arti di sentire per portarvi qualcosa di nuovo, perché non sia soltanto parole che vengono comunque da ovviamente dimensioni più profonde, più intense, però l'arte della creazione è quello che ci tramandano questi amici extraplanetari, la possibilità di creare quello che noi vogliamo creare. Quindi il pensiero crea la forma, e come il pensiero crea la forma è bastata un'energia che si è incrociata, l'energia delle nostre parole, no? Le nostre parole che vengono da fuori dal nostro pianeta, fuori dalla nostra concezione, dalla nostra così fantasia, no? Perché molti dicono gli extraterrestri sono fantasia. Gli extraterrestri non sono fantasia, gli extraterrestri sono realtà, e ci stanno facendo conoscere un sentire differente, la capacità di aprirci a qualcosa di differente, non limitato al nostro mondo fisico. Questo incontro tra Estas e noi e me non è accaduto per caso. Allora il sentire passa attraverso le parole, passa attraverso la musica è tra le parole, la creazione è nella nostra esistenza, quindi tutto ciò che noi portiamo avanti, tutto ciò che noi siamo, deve avere un senso, il nuovo senso. Siamo dove siamo, in una situazione, tutti lo sappiamo, molto critica, molto traballante. Allora siamo nel 2013, ma la realtà è che noi siamo nell'anno 1. Abbiamo aspettato il 2012, abbiamo aspettato che ci portasse capovolgimenti. Ci sono questi capovolgimenti, vogliamo pensare che siano sempre stati, ma questa è la nostra paura che parla. La realtà dei fatti è che ci stanno portando da qualche parte. La crisi che c'è porterà a un cambiamento. Prima di costruire una nuova casa bisogna distruggere quella vecchia. Allora noi vogliamo portare l'armonia in questo nuovo percorso, la gioia di essere consapevoli di quello che stiamo facendo, la capacità di creare in tutte le direzioni, perché è questo che l'essere umano riuscirà a fare, però facendo il punto della situazione, comprendendo che prima di tutto è un cammino individuale che ci porta a poter pensare di essere una nuova umanità, quindi uno più uno più uno più uno.
deve passare attraverso il cuore, questo nuovo linguaggio, deve passare attraverso un'analisi attenta di quello che è il nostro comportamento, senza più alibi. Quindi tutto quello che viene dalle stelle è un suggerimento. Noi siamo esseri capaci di cambiare la nostra destinazione, sempre, sempre che siamo assolutamente guidati, no? Da quello che è il potere. E così è stato fino ad ora. Adesso le cose stanno cambiando. Il nuovo messaggio che ci viene dalle stelle è che il pianeta, cioè questo nuovo ordine mondiale, questo nuovo potere che ci tiene in mano da sempre, sta perdendo terreno. Quindi molti capi di governo si stanno licenziando dai loro posti di lavoro, e questo perché? Perché il pianeta sta in qualche modo arrivando a compimento di un nuovo tragitto. Questo si è compiuto con la tridimensionalità, con quello che noi siamo come esseri umani consapevoli della nostra limitatezza. Da adesso in poi inizia un nuovo percorso. Questo percorso si basa esclusivamente sul potere dell'amore, quindi sul potere della comprensione, sul potere che ha fare un'analisi su se stessi, riuscire a modificare se stessi, riuscire a modificare il nostro modo di sentire facendo un piccolo sforzo. Io sono quello che intendo essere. Quindi da adesso in poi questa è la legge del nuovo tempo, la creazione. Io creo la mia verità e vado avanti, cerco di portarla agli altri, cerco di far capire qual è un nuovo modo di pensare, qual è il nuovo pensiero, qual è la nuova sensazione, di cosa ci parla questo nuovo tempo, di cambiamento, ma anche di una presa di coscienza. E questa presa di coscienza parla di profondità, non di superficialità, parla di interiorità, non di esteriorità, parla di valori dello spirito, non dei valori che ci hanno tenuto su e che non sono valori perché sono crollati miseramente sotto la loro poca importanza. Tutto quello che è stato la nostra vita fino ad ora è stata basata su valori esterni. Adesso tutto traballante, adesso questi valori non reggono più. Allora l'unico punto, l'unico posto sacro dove noi possiamo trovare una nuova motivazione per essere differenti è dentro, non è fuori. Non siamo più abituati ad andare dentro. Dobbiamo imparare un nuovo linguaggio. Questa non è New Age, tendo a sottolinearlo, perché la New Age è un modo per giustificare atteggiamenti di sensibilità che vanno al di là di quella dell'essere umano di base, diciamo, l'essere umano medio. Allora tutto ciò che va al di là, che rappresenta il sentimento, la comprensione, la consapevolezza, viene definito New Age, e questo è uno dei tanti alibi della nostra società. New Age, tu sei New Age, e questo basta per dire sei fuori di testa, perché ancora una volta non vogliamo prendere coscienza della nostra forza. La nostra forza non è prendere posizione con preconcetti, con convinzioni che peraltro ci sono state inculcate, e mantenere la nostra sicurezza, la nostra certezza, sapendo che abbiamo delle certezze finte su cui noi ci appoggiamo. Adesso non ci sono più le certezze, tutto è strettamente correlato, quindi tutto quello che sta accadendo su questo pianeta in questo momento rappresenta l'instabilità, rappresenta l'incertezza, rappresenta la distruzione, e noi siamo di riflesso la stessa cosa. Siamo fragili, incerti, distrutti dalla nostra cocciutaggine, dalla nostra malattia. La frequenza che ci pervade è una frequenza di altra dimensione, quinta dimensione. Arriva con il 2013 e porta con sé delle frequenze, delle vibrazioni, un movimento superiore a prima. I nostri corpi fisici si stanno adattando a questa frequenza. Dobbiamo diventare un nuovo uomo. E questo passa attraverso il cuore, solamente attraverso il cuore. Allora quello che noi abbiamo deciso, e per questo ci siamo incontrati con Estas, è di far comunicare i vari livelli dell'essere, comunicare l'anima, le parole, la musica, il cuore,
Questo richiede un piccolo, piccolo, piccolo impegno. Questo impegno è la capacità di osservarsi e di osservare. La capacità di essere quello che non siamo mai stati. L'acquisizione di un nuovo linguaggio che passa attraverso il cuore. Questa è l'unica strada per ricominciare ad avere un mondo diverso. La promessa del cielo, in questo caso a me arriva attraverso i siriani, ma la promessa del cielo è nel cielo, quindi tutti possono sentirla se si ascolta con attenzione, è che se l'essere umano impiega il suo poco tempo che ha a disposizione, perché non abbiamo più tempo per sentirci, abbiamo tempo per fare molte cose, ma non per sentirci. Allora, se noi impieghiamo il nostro poco tempo a riassestare la nostra anima, a sentire quello che non siamo più abituati a sentire, a comprendere gli altri, a entrare in empatia con gli altri, allora tutto si sistema, perché la promessa del nuovo tempo è date e vi sarà dato.
Io sono il mio sole. Tu sei il mio sole. Io amo il mio sole. Il giorno senza sole è nulla. Non puoi vedere la luna di giorno, perché ella svolge il suo lavoro la notte, così come il sole fa il suo lavoro nella luce del giorno. Egli è la luce del giorno. Dall'inizio del mondo loro si inseguono per dar vita al tempo. Talvolta si raggiungono, sicuramente si baciano. L'unità è riottenuta. Tutto è uno. Che cosa significa tutto è uno? Si dice molte volte, ma non si comprende il senso. Tutto è uno significa ritorniamo al concetto che la fonte è l'origine di tutto quello che siamo. Siamo piccoli nell'universo. Siamo una parte della gente che vive nell'universo. E questa nostra apertura deve esistere perché possa esistere quello che verrà. Allora non tutti siamo pronti a pensare che nell'universo ci siano altre forme di vita. Quando se ne parla si prende del matto, no? Vengono e mi dicono, 4 anni fa hai detto che il sistema sarebbe crollato ed ora è successo. Come facevi a saperlo? Quante volte abbiamo ripetuto che siamo in contatto con altre dimensioni? E le cose che arrivano da là hanno una ricchezza inimmaginabile e cercano di esserci d'esempio. Allora quello che noi dobbiamo fare è uscire dalla nostra mentalità ottusa, dai nostri preconcetti, dal pensiero e dalla convinzione che il nostro mondo sia la materia, perché non è più la materia. La quinta dimensione, la frequenza, quello che ci sta vibrando intorno, questo oceano vibrante di frequenza, sta cambiando le nostre cellule, perché noi siamo atomo, siamo energia. Quindi senza che ce ne accorgiamo stiamo cambiando, ci stiamo modificando. Tutti stanno male, tutti hanno dolori, tutti non capiscono. Questa frequenza crea la forma. I siriani lo dicono spesso, ripetilo, la frequenza crea la forma. La frequenza crea la forma. Allora ci sono dimensioni dove la frequenza è differente e dove la forma è differente. Il concetto di vita è differente, tutto è differente. Noi non esistiamo unici nell'universo, noi abbiamo delle caratteristiche che sono tridimensionali, viviamo in un'energia tridimensionale. Ora questa energia ha cominciato ad aumentare, va più veloce, il nostro corpo fisico sta cambiando, il nostro DNA sta cambiando e non ce ne stiamo accorgendo, sembra che tutto vada molto lentamente, invece tutto va molto velocemente, più di quello che pensiamo. Ci troveremo diversi senza accorgerci. Quindi quello che noi portiamo in giro per l'Italia è questo messaggio, non finiremo mai di dirlo, apriamoci a questa nuova unità. Il concetto dell'uno è la rappresentazione di qualcosa che sta sopra di noi, di qualcosa di più forte, di qualcosa dell'origine, di qualcosa che ha una forza che non ha nulla a che fare con quello che siamo in questo momento. Allora il riconoscimento di questa forza che sta dentro ognuno di noi è la nostra deità. È la capacità di andare oltre le apparenze, la capacità di andare oltre la rabbia, la capacità di perdonare, la capacità di essere comprensivi, di amare il prossimo, non a parole ma coi fatti. Questo cambierà la direzione, questo procurerà e creerà, poiché la frequenza crea la forma, creerà delle nuove possibilità, delle nuove opportunità, delle nuove prospettive, così, da un giorno all'altro, come appaiono le cose negative, appariranno le cose positive. Ma questo lo stiamo creando noi, col nostro intento. Il nostro intento è l'unica carta che abbiamo in questo momento per riuscire a cambiare le cose su questo pianeta. Sembra impossibile, ma così è. Un grande lavoro è stato fatto, già. Gli organi di potere stanno perdendo controllo. Non reggono la frequenza, la struttura non regge la frequenza, è basata su altre cose, sul possesso, sull'avidità, sullo sfruttamento. Ora siamo coscienti di questo, siamo arrivati a un punto in cui non c'è più nulla da fare, siamo formichine in un meccanismo e permettiamo a questo meccanismo di esistere.
Nel momento in cui noi ci rendiamo conto, diventiamo consapevoli e smettiamo di essere formichine lavoratrici per questo meccanismo, solo con l'intento riusciremo a cambiare la realtà. Questa è la nuova prospettiva, non è fantascienza. Questa è la nostra unica forza. Allora l'opportunità che abbiamo in questo momento è aprirci a una visuale differente, anche se ci sembra fuori di testa, aprire il nostro cuore, creare un intento che sia costruttivo nei fatti, non nelle parole, cioè vuol dire mi trovo di fronte a una situazione di disagio, mi trovo di fronte a una persona che mi offende, una persona che è cattiva, cerco di comprendere, cerco di aiutarla a comprendere. Gesù ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, ma ha anche detto non date le perle ai porci. Quindi io posso provare ad aiutare un essere umano, posso cercare per mano di portarlo con me, ma se non ci riesco il mio cammino continua. Quindi devo essere costruttivo, avere un intento che sappia e concepisca perfettamente che la coscienza collettiva è formata dalla coscienza individuale, che una coscienza più l'altra, più l'altra, più l'altra forma la coscienza collettiva. La coscienza collettiva è un generatore di forma, dà la forma alla nostra direzione. La forma che gli abbiamo dato è una forma senza senso, è una forma senza struttura, e questa è la dimostrazione. Il punto in cui siamo oggi ci dimostra questo, siamo usciti da noi stessi. Adesso dobbiamo rientrare in noi stessi, altrimenti la terra si scrolla. La morte non esiste, questo lo sapete, la morte fisica esiste, ma la morte in effetti non esiste. Quindi comunque l'unica, ultima opportunità che abbiamo è questa. Però la realtà è che ormai i meccanismi di quinta dimensione, i meccanismi di frequenze così elevate, non rispondono più alle leggi tridimensionali. Ed è per questo che il potere sul pianeta sta perdendo forma, sta perdendo forza. Ci nascondono tutto quello che è la verità. Quindi affidiamoci al sentire, affidiamoci a un nuovo modo di concepire l'esistenza, diventiamo divulgatori di questo amore, perché non è sufficiente che Marina o Estas o qualcun altro parli o suoni d'amore, perché tutto è limitato alla conferenza, al tempo della conferenza, non è così. Portiamoci a casa questo regalo, portiamoci a casa questa apertura. Cerchiamo di diventare amore, di insegnare l'amore, perché se tu dai amore qualcosa tornerà sempre. Tutto quello che tieni per te andrà perduto, tutto quello che dai ti sarà dato. Queste sono le leggi del nuovo mondo, e finché non ci apriamo a questo nulla cambierà, avremo la sensazione che non cambi nulla. La differenza è che la nostra individualità assume dei contorni differenti. Io do amore e ricevo amore, io aiuto e qualcosa farà sì nella mia vita che le circostanze mi siano favorevoli, si apriranno nuove prospettive, le cose cambiano. Al contrario, non vuoi capire, ti ostini, sei certo del tuo mondo tridimensionale, vuoi avere, vuoi. Non vuoi essere, vuoi avere, ti sarà tolto tutto, sperimenterai la perdita. Allora cerchiamo di essere fautori della nuova realtà, fautori del nuovo mondo, cerchiamo di suonare la musica dell'anima, di sentirla, di portarla alla gente che non sente. Così cambieremo. E l'identità personale è quella che ci regge, che ci fa sentire forti, che ci fa sentire sul cammino corretto. È una forza che viene da dentro, è un posto dentro l'anima dove ognuno si può rifugiare anche nei momenti peggiori. E in questo posto c'è musica, una musica tenera che ci faccia sentire importanti, perché io sono dentro di me. Allora faccio questo sforzo, divengo divulgatore di un nuovo sentire.
divengo portatore del messaggio d'amore che ha portato Gesù, l'ha portato Buddha, l'ha portato qualsiasi essere umano che sia stato capace di sentire e ha creato miracoli. La nostra non è una crisi generalizzata, politica, sociale, ma è una crisi di valore. I valori non tengono perché non sono valori. Possiamo lottare contro i valori quanto vogliamo, questi valori fatui, possiamo cercare di reintegrarli, di mettere di nuovo la casa in piedi, ma ormai la casa sta crollando, non c'è più opportunità. Allora i miei amici siriani dicono: noi siamo qui, stiamo monitorando il pianeta, stiamo guardando cosa state combinando, stiamo arrivando, ci sono più astronavi in cielo che uomini sulla Terra in questo momento. Adattiamoci a comprendere che l'universo è formato da molte realtà più evolute della nostra, più spirituali della nostra, e noi siamo all'inizio. Accettiamo umilmente un messaggio che possa venire da me o da altre persone contattate. Eliminiamo la diffidenza, perché la diffidenza ci fa perdere terreno. Creiamo amore, creiamo fiducia, accoglienza. Creiamo una musica dentro di noi che ci prenda e che ci porti nella giusta direzione. La musica dell'anima. Thank you.
Ok, per chi non lo sapesse, adesso vi racconto una storiella. Allora, nel 2008 ho avuto la prima esperienza di contatto, magari qualcuno non mi conosce, quindi non sa bene la storia, ve la riassumo velocemente, no? E quindi è stata un'esperienza che ovviamente mi ha cambiato la vita, no? Anche se all'inizio ovviamente io non ne ho parlato, ne ho parlato un po' con mia mamma, che però mi ha detto non sarei mica diventata matta. E tra l'altro è qua in sale, quindi i miracoli accadono. È arrivata, dopo 4 anni è arrivata anche lei. E tutta questa vicenda inizia con questa esperienza di contatto ad una conferenza, quindi io vedo questi esseri extradimensionali e poi ci sono altre esperienze, passa un'estate in cui ho diversi contatti e poi mi ritrovo a fare conferenze, ovviamente sul loro suggerimento, no? Perché mi dicono insegna quello che noi diciamo, insegnalo, portalo, insegna di nuovo le persone ad amare, insegna di nuovo a sentire quello che hanno nel cuore, perché ci siamo raffreddati, ci siamo isolati, ci siamo convinti che il nostro mondo sia solamente il nostro io, la nostra personalità, io devo reggere, no? Questo mondo, quindi cerco di costruirmi. In realtà abbiamo confuso un po' le cose, perché il mio io, quello che io sono, non ha nulla a che fare con l'ego, no? Io sono significa io sono in grado, sono presente a me stesso, sono cosciente, consapevolezza, quindi sono capace di reggermi. E poiché sono capace di reggermi, sono capace anche di amare gli altri. Chi non è capace di amare se stesso è difficile che riesca ad amare gli altri. Allora questo messaggio di consapevolezza e d'amore, no? Io ho cominciato a portarlo in giro e a dire impariamo di nuovo a rapportarci uno all'altro, impariamo ad amare, impariamo a fermarci davanti alle motivazioni che portano qualcuno a ferire l'altro, no? Quindi, perché se rispondiamo con la violenza non andiamo da nessuna parte. E alcune volte mi è stato detto sì, tu parli d'amore, però in realtà non è così semplice mettere in pratica l'amore. Allora io ho chiesto ai miei amici, ho detto, questi tu mi stai dicendo di portare in giro l'amore, io lo sto cercando di farlo, però in realtà non è così semplice, la gente mi chiede questo. Allora il mio amico Jasis mi ha risposto e mi ha detto, tu porta quello che è il messaggio, un qualcosina entra nel cuore, una parola che magari non immagini fa breccia e questa persona sarà diversa poi da quello che era prima. Perché siamo solo pieni di paura, pieni di incertezza. Allora abbiamo imparato a muoverci nelle certezze. Il mondo in cui andiamo incontro ci dice dovete essere certi nell'incertezza. Essere certi nell'incertezza è il massimo del risultato. Perché qualsiasi cosa accada tu sai che hai te stesso, che regge. Allora te stesso significa io ho delle necessità, e quindi curo me stessa, voglio bene a me stessa, cerco di amarmi, però vivo anche in mezzo agli altri, quindi non è sufficiente considerare le mie necessità, ma considero anche le necessità degli altri, sento le loro istanze, sento i loro bisogni, sento il loro dolore. Noi saremo esseri straordinari quando riusciremo a passare davanti a una persona che piange, che non conosciamo, e sentire il suo dolore, tanto che ci faccia male l'anima, tanto che l'unica cosa che si può fare per stare meglio in quel momento è andarle incontro e dire hai bisogno di qualcosa? Posso fare qualche cosa per te? Il mio tempo, dono a te il mio tempo, cerco di aprirmi a quello che è la tua necessità, cerco di essere in empatia. Essere in empatia significa io entro nel bisogno dell'altro, io supero il mio orgoglio stupido che fa sì che io mi fermi davanti a un'altra persona che soffre, perché se no soffro anch'io. Ci sono persone che mi dicono sai non sono mai stata in India perché in India c'è troppa miseria, mi fa stare male questa cosa. Vai in India e fai qualche cosa per questa miseria, forse anche dare una carezza a un bambino, però è l'ego, no? Io esisto, io devo stare bene, io.
allora abbiamo necessità di stare male, abbiamo necessità di tragedie, abbiamo necessità di morire, abbiamo necessità di perdere i nostri figli o di entrare nella tragedia della vita per capire. Si sta verificando, non c'è problema. La Terra reagisce così come noi vogliamo, come la nostra coscienza collettiva indica. L'apertura, l'amore, si parla di amore, no? Siamo capaci di rapportarci agli altri? Siamo capaci di aprirci? No, a parole si parla di amore. Nei fatti è molto difficile metterlo in pratica, perché c'è sempre questo io che prende posizione. Allora qual è la giusta posizione che io posso assumere per capire che sono presente a me stesso, ma sono anche in grado di dare agli altri? Allora la giusta posizione è quella che sta in mezzo esattamente tra i nostri bisogni e i nostri valori. I bisogni rappresentano me e i valori rappresentano gli altri. Quindi io sono presente a me stesso, ma sono capace di dare agli altri. Questo è l'amore. La capacità di fermarsi davanti a un'offesa, introiettare l'offesa, analizzarla, osservarla e trasformarla. Io divento trasformatore della mia realtà, sono un trasformatore che funziona ad amore, faccio entrare l'offesa, faccio uscire qualcosa di armonioso, insegno ad amare, insegno a sentire, non sente più nessuno. Allora portare l'amore significa imparo di nuovo a sentire e insegno di nuovo a sentire, perché è come andare in bicicletta, tutti siamo stati bambini e tutti abbiamo amato totalmente. Poi arriva il controllo, arriva il confronto con gli altri, il nostro orgoglio, la nostra caparbietà, i nostri limiti, le nostre paure. Il nostro mondo si basa sulla paura e con la paura gestisce tutto quanto. Fanno leva sulla paura. Allora noi la paura la dobbiamo eliminare. La paura. Questo ci insegnano fin da piccoli. Dio vi castiga se fate i cattivi. Ma come può Dio dare il libero arbitrio e poi castigarci se non scegliamo in maniera positiva? Che libero arbitrio sarebbe? Che senso ha? Non ci arriviamo con l'amore, non ci arriviamo con la spiritualità, arriviamoci con la logica, una logica di pensiero conseguenziale, intelligente. Solo che è più semplice far finta di niente, no? Continuare a reggere la nostra povera zattera che sta andando per il mondo senza nessuna più, nessuna direzione. E sta cambiando, tutto sta cambiando, tutto si sta muovendo. Tutto si è sempre in movimento, è sempre stato in movimento. Qualcuno ha detto tutto scorre. Tutto scorre. E noi stiamo andando in questa direzione. È una direzione di consapevolezza. Chi non regge se ne va a questo giro. Non ci sono alternative. Chi non ama se ne va, si ammala e se ne va. Perché il mondo ha bisogno di essere pulito, di ricominciare, ha bisogno di una nuova pulizia generale. Il cesto bisogna rovesciarlo, buttare la frutta marcia, lavarlo e rimetterci la frutta buona. E con questo potremo ricominciare. Allora, l'ultimo contatto che io ho avuto si è svolto 20 giorni fa. E in questo contatto non è arrivato un siriano, è arrivato un altro essere. E questo essere mi ha fatto vedere semplicemente una cosa, mi ha aperto uno schermo gigante e mi ha detto guarda, in questo schermo c'era della gente che camminava come usciti da Auschwitz, camminavano con un'andatura molto pesante, come se fossero lobotizzati, e io ho chiesto che cos'è, cosa vuoi dirmi, che cosa significa tutto ciò. E lui ha risposto, questa è tutta la gente che non sente. Stiamo venendo dai cieli e li stiamo rimuovendo dalle loro sedi. Li porteremo in posti dove sono più, posti più consoni al loro livello di consapevolezza. Altri mondi, altre dimensioni. Per
perché voi possiate ricominciare. Pian piano, pian piano, pian piano. Le opportunità si stanno dispiegando, non sembra ancora. Però io questo ve lo scrivo, ve lo sottoscrivo. E non perché io sia un genio, ma perché ho avuto la fortuna di avere questo contatto. Quindi so quello che accadrà. In parte, perché niente è definito. Se la coscienza collettiva crea la forma, il risveglio dell'essere umano crea la coscienza collettiva e quindi crea differenti direzioni. Un intento generale ci deve essere. Allora, quello che sta accadendo sul pianeta in questo momento è una nuova opportunità perché vengano spodestati organi di potere che ci hanno in qualche modo schiavizzato, anche se non ne siamo coscienti, e perché si possa formare una nuova realtà, una nuova umanità basata su valori differenti. Nel frattempo loro stanno arrivando, ci sono avvistamenti ufologici in tutto il mondo, andate a vedere su internet se non mi credete, su Firenze, su Roma, di continuazione, e quindi stanno lì, stanno aspettando il momento opportuno per potersi manifestare. Questo per adesso accade sempre di più, però non possono arrivare in massa ancora. Dobbiamo essere coscienti della loro esistenza. Pian piano stanno accostumbrandosi, dice in spagnolo, abituandoci a questa nuova presenza. Il Papa lo dice. Il telegiornale comincia a dire che ci sono due mondi, hanno scoperto due mondi nell'universo dove c'è vita, come sulla Terra, dove è possibile la vita, quindi già stanno inculcando attraverso quella scatola nera maledetta nella popolazione la possibilità che ci sia qualche mondo abitato. Questo è il primo passo, perché la Just Disclosure è alle porte. Se non lo dirà il Papa, lo dirà qualche presidente. Però sono tenuti a dirlo, perché ormai è talmente evidente questo fenomeno che non si può più negare. Allora facciamo una bella sintesi di tutta questa situazione e cerchiamo di dare forza a questa nuova direzione, cerchiamo di dare forza consapevole, un po' di luce bianca, e la luce bianca si crea solo e esclusivamente attraverso l'amore. Noi siamo qui, stiamo andando in giro per l'Italia a portare questo bellissimo messaggio e lo stiamo facendo per un solo unico motivo. Stiamo preparando il terreno per il ritorno di Cristo, che non sarà tanto in là. Il terreno per il ritorno di Cristo deve essere rose e amore. Allora chi crederà, chi sentirà questa verità dentro di sé talmente forte da dover cambiare la sua esistenza, da dover basare la sua esistenza su valori differenti e mettere in pratica questa esistenza, farà parte del nuovo mondo, farà parte della nuova umanità, e la sua vita cambierà e avrà prospettive felici di serenità. Questo cambia da un giorno all'altro, però l'intento ci deve essere. Allora la promessa è questa: impegnati nella tua anima, impegnati nel tuo cammino, impegnati ad amare gli altri, sbloccati, trasforma le tue impressioni e trasformerai il mondo. E questo si applica, non sono parole, si applica nella realtà e si creano i sogni. Noi portiamo in giro questo sogno, portiamo in giro questa meravigliosa prospettiva e incontriamo persone che portano in giro la stessa prospettiva, lo stesso messaggio attraverso altri canali, e questo ci ha permesso di incontrarci. Estas è apparso, ma non a caso, perché il messaggio è lo stesso, lui suona e la sua musica arriva dall'anima direttamente, lui non sa che cosa suonerà, la sua anima suona nel momento presente. E questa è la ricchezza dell'anima è quella che sa creare delle opportunità perché si creino serate come stasera, perché
sia possibile avere una persona come Estras qui, su questo palco a Verona, una persona disponibile che ci ha raggiunto per darci un saggio della sua meraviglia. Questo è il cuore che crea, il cuore che avvicina, che crea opportunità, perché siamo sulla stessa frequenza. La pratica, mettiamo in pratica. Poi, tra un pochino, vi farò vedere e sentire che cosa significa mettere in pratica e che qual è la differenza tra la parola e i fatti. Intanto ascoltatevi la musica di Estras, meravigliosa.
questo straordinaria musica, di questo straordinario musicista, adesso creiamo quello che è la realtà, ok? Creiamo una suggestione per cui vi rendete conto di quello che è, che poi sarà dopo. Allora, il nostro limite è quello di non riuscire a superare i nostri piccoli problemi. La frase che si usa di più è: io non ci riesco, non sono capace, non ce la faccio, via, non fanno più tempo del nuovo, queste frasi non sono più attuali, non fanno parte del nuovo tempo, non ci riesco, sono fatto così. Ho preso un sacco di sberle io per questa frase, sono fatta così significa: io non posso cambiare, non intendo cambiare. Allora, adesso eliminiamo sono fatto così, eliminiamo non ci riesco, eliminiamo non l'ho mai fatto, forse non ce la farò. Vi prego di alzarvi tutti in piedi. Se possiamo illuminare un attimo la sala, bene, benissimo. Ok. Se ce la fate, uscite dalle vostre sedie, vi mettete intorno, fate una specie di cerchio, fate quello che volete, però uscite dalle vostre... Ciao Roby! Uscite dalle vostre... così, dalle sedie, così siete più liberi. Bravi. Mettetevi pure in cerchio, così costituiamo anche a livello simbolico qualcosa che è chiuso, no? Però allo stesso tempo comprende tutto. Ok, allora, siccome il nostro più grosso problema è quello di riuscire ad avere un contatto con l'altro, non siamo più abituati ad avere un contatto con le persone che non conosciamo, facciamo un piccolissimo sforzo, piccolo piccolo, che però ci darà grandi risultati, perché fatto una volta riusciremo a farlo ancora. Il mondo ha bisogno di questo piccolo sforzo, perché la nostra frase più frequente è: non ci riesco, e davanti a questo il mondo si ferma. Non sono in grado, e davanti a questo il mondo si ferma. Lo farò, e davanti a questo il presente scompare. Noi viviamo solamente nell'attimo presente, non esiste passato, non esiste futuro, esiste la vita nell'attimo presente. Allora tutti voi avete fratelli, figli, sorelle, madri, e sapete l'intensità d'amore che provate per queste persone. Allora io vi invito a pensare al trasporto, all'amore che avete per queste persone a cui volete molto bene, mescolatevi tra di voi, fate sì che questo amore esca anche con persone che non conoscete, quindi abbracciatevi come se abbracciaste vostro figlio. Ok, tornate pure ai posti.
Facciamoci un applauso. Ok, abbiamo creato un nuovo modo di sentire. Allora vedete che il primo impatto non è facile, perché c'è una persona che non si conosce, però poi quando lo si fa si è in grado di comprendere il piccolo passo che si è fatto, si è diversi, non si è più come prima, la prossima volta sarà migliore, no? Quindi dobbiamo riabituarci, rieducarci a questo modo di sentire, ma non solo perché lo dice Marina Tonini o perché lo sentite dalla musica di Estas, perché deve essere la motivazione principale per cui il mondo possa cambiare. Non ci sono altre possibilità. Quando i siriani mi dicono porta in giro l'amore perché è l'unica chiave dell'universo, questo amore di cui tutti hanno parlato, allora Dante Alighieri, che non era l'ultimo venuto, no? Nel paradiso ha detto: l'amore muove il sole e le altre stelle, già l'aveva capito lui. Quindi l'amore è la forza che la fisica meccanicistica chiama elettrodebole, in realtà è la forza dell'universo, muove tutto quanto. Le astronavi vanno ad amore, è un'energia, è un movimento, è una frequenza che crea la forma. Allora l'unica chiave che noi abbiamo in questo nuovo gioco, l'unica carta da giocare è quella dell'amore. È quella di portare questo messaggio e farlo comprendere alle persone, perché insieme ce la faremo. Questa è la promessa dei siriani: insieme possiamo farcela, però bisogna reggere un cammino che non è semplice, perché si tende a uscire di strada, a dire beh sì, vabbè, ma cosa vuoi che si risolva in questo modo. In realtà, se noi comprendiamo questo, abbiamo una forza che è potente. È la forza che Gesù usava per fare i miracoli, quindi il nostro miracolo siamo noi stessi. Io sono il mio miracolo, io sono in grado di cambiare me stesso, io sono in grado di prendere una nuova direzione e soprattutto sono in grado di prendere per mano chi non ce la fa e di aiutarlo. Non ce la fa, vi tira indietro, allora siete liberi di proseguire, lasciatelo dov'è, fermo sulla strada, e proseguite, perché non ci saremo tutti nel nuovo mondo, ci sarà la gente che sa amare. E quando andremo dall'altra parte, intendo dopo la morte, cioè dopo la morte fisica, la domanda che ci faranno non è quanto hai avuto, quante case hai avuto, quanti telefonini hai avuto, quante macchine hai avuto, ma quanto hai amato. Questa è la domanda che ci sarà fatta. E noi dobbiamo poter voltarci indietro, guardare la nostra vita e dire: ho fatto tutto quello che potevo per comprendere questo, che l'uomo, la materia, la nostra fisicità, senza lo spirito non è nulla. Lo spirito è quello che ci collega alla fonte, è quello che ci collega a quel qualche cosa di più che noi andiamo cercando, quello che ci ha illustrato la religione. Ha tenuto un canale aperto, e questo canale aperto sul pianeta Terra è stato tenuto aperto volutamente dalle religioni per far sì che arrivasse questo momento in cui Gesù farà di nuovo il suo ritorno. Ma non saremo tutti al suo fianco, solo chi ha imparato ad amare. E questa è la verità, non è prosopopea, non è fantascienza, ma è la verità del nuovo mondo. Io ve la dono, perché a me la donano lassù, io posso donarla a voi con tutto il mio cuore, perché non posso fare altro che ripeterla. Se potessi farvi vedere quello che ho visto, sarebbe migliore per tutti, ma questo non è dato per adesso. Siamo a prepista, facciamo una grande fatica, perché siamo derisi, non importa. Tutti i grandi cambiamenti prima sono stati negati, per poi essere accettati quando si sono manifestati. Un giorno arriverà qualcuno e mi dirà: avevi ragione, adesso sono arrivati, adesso abbiamo nuove prospettive, adesso dobbiamo imparare a gestire la nostra vita.
dobbiamo imparare a gestire i valori veri, quelli che mantengono, quelli che mettono l'essere umano sul palmo della mano e dicono: io sono Dio, noi siamo Dio, Dio è là, ma noi siamo qua e siamo scintille divine. Allora l'intento, l'impegno di sentire, di portare avanti questo messaggio, di aprirsi a una nuova consapevolezza, a una nuova prospettiva, questo è il regalo che stasera vi voglio fare. Grazie di essere stati qua.
Da questo giro. Grazie. Allora, grazie Maria, grazie a Stone. Voi sapete che quelli che sono stati ad altre conferenze sanno che noi chiudiamo con la cosa più quantica che ci sia, cioè la poesia. Allora, la poesia si chiama mnemosin, ovvero memoria, e poi vi lasciamo andare. Ho una poesia con la musica di Esther Stone, cioè. Grazie maestro. Noi siamo un segno non significante, indolore, quasi avessimo perduto nell'esilio il linguaggio. Davvero, quando sopra gli uomini c'è in cielo una contesa, e possenti vanno le lune, allora parla il mare e anche i fiumi debbono cercarsi un sentiero. Ma uno non ha dubbio, egli può ogni giorno trasformare. Appena ha bisogno di una legge, la foglia allora suona e querce e alitano presso i ghiacciai. Non tutto possono i celesti. Prima i mortali raggiungono l'abisso. Si volge così l'eco insieme a loro. Lungo è il tempo, ma il vero avviene. Grazie. Questa stella domani pomeriggio ore 17 in centro a Verona, concerto gratuito per la città. Grazie per essere stati con noi, grazie davvero. Grazie. Grazie Mario.